do is adore you all of the time. I'd like to. Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo vlog dal mio bagno, sì, perché devo prendere un attimo la bagnarola, la bacinella, non so come la chiamate, devo prendere i panni che stanno dentro la lavatrice, che si sono lavati, i panni di ieri della scambagnata, e dopo ne devo lavare altri. Ho fatto già i letti, ho sistemato di nuovo il ripostiglio perché Jacopo me lo aveva di nuovo scombinato. E poi guardate qua in camera da letto, ho messo una nuova cosina, ecco questo già è caduto, che comprai da Eurospin e l'ho messo qua sulla mensolina che ho in camera, guardate com'è carina. Ho rimasto questi due quadretti qua con i fiori e ho messo questa scrittina qua, You and Me. E guardate com'è bellino lo stesso. E la scrittina l'ho presa da Eurospin all'incirca una settimana e mezza fa. Sì, e la pagai 5 euro. E poi qua ho fatto il puff così. Ho messo dietro i fiori, le parortenze, non so come si chiamano. Questi qua li comprai per il giorno del mio matrimonio. Feci i fiori bianchi e blu. E poi qua ho messo il quadretto family e in questo quadretto qua per ora c'è la foto mia di Giuseppe, però voglio andare a stampare una foto che siamo tutte e cinque e metterla là dentro. Quindi qua ho messo così. Beh, ci fate caso, i bambini stanno vedendo i cartoni e qua ho rimasto così. Vi piace? Che dite? A me mi piace. Ora devo solamente passare l'aspirapolvere, stendere i panni, pulire il bagno, preparare il pranzo. C'ho ancora un sacco di cose da fare e sono appena appena a mezzogiorno. Ok. Uè! Sì, non fa niente, dopo la caccio fuori, è entrata la mosca. Va bene. Comunque, finisco di fare... Ah no, oggi non devo preparare niente per pranzo perché ho la pastiera di maccheroni che è avanzata di ieri. Siccome ne feci due, ne mangiarono solamente una che poi... Di una pure rimasero tre fette, quindi ce n'ho ancora quest'altra metà. Mangiamo questa. E vabbè ragazzi, io mi muovo perché altrimenti se mi fermo è la fine. Se tacco a parlare è la fine, veramente perdo solamente tempo. Quindi vado a continuare di fare le mie faccende domestiche. Abbiamo preso l'ovetto di Jacopo, questo qua gliel'aveva regalato nonna Italia. Ora lo apriamo, sì. C'è la sorpresina qui. Ok. Vediamo che sorpresina c'è. Io nel frattempo mi sono stirata i panni. Ora apriamo l'uovo. Aspetta. Vediamo che apporto c'è perché c'è.
forbice? Questo è duro. Tu sei pupazzino George. Ma è morbido. È un pazzo. Cioè, stanno là dentro a mamma. Dai. Questa porta, che porta da là. Apriamo l'uovo. Sarà lo cioccolato. Vediamo come è dentro. Allora, questo è pupazzino. Vieni, aspetta, diamoci pure questo. Ma perché mini? Eh? Perché mini? Perché Giorgio è piccolina. Ti piace il pupazzino, amore? Aspetta, aspetta. No, aspetta. Guarda, basta che eccolo qua, guarda. E lo apro io. Dai. Meglio le forbici. Ecco qua. Aspetta, dammi le forbici. Fatela aprire a Jacopo. A Jacopo. C'è la sorpresina. Che cosa è uscito? Un portafoglio. Portafoglio serve a me. Pio. Pio, pure i fratelloni. No, solo a te, a me. Fermo con le forbici. Ma no, dice in bocca, Pio. Wow, bellissimo. Qua si mettono i soldi di carta. Vabbè, però me lo porterò. Guardate com'è bellino. È uscito un bel regalino, guardate. Questo qua, portafoglio. Poi qua c'è la cerniera che già rotta. No, non è rotta, ok, era già aperta. Si mettono i soldi di carta, si chiude. Qua si mettono i pseudo spicci che poi comunque cadono. Ma senti che fa. Amore, Ghiglia, dimmi, non lo posso guardare. Bruno già mi rispondi. Ok. Ciao. No, è quella per George, Peppa Pig. È semplice. Ma Jacopo se l'è messa in mano, aspetta. Guarda, vieni. Dai. No, in mano no, vieni. Amore, fai vedere. Vieni, Cristian. No, non faccio proprio niente. Vieni, Pio. Basta. Stanno tutti a petto nudo, fai vedere come ce l'ho fatto. No, no, aspetta. Ora ho una po' di cioccolato. Aspetta, ti voglio tagliare. Nella taglia, più che la taglia. No, voi! Tieni. Ciccio! Amore, sei pronto? Buon appetito! Dai, bacio a mamma! Vincenzo, mangia! Stasera ho cucinato i ravioli con la panna, quella classica. Vabbè, qua nel frattempo stanno i bimbi, qua già in canottiera, petto nudo, comunque. Sì, questi qua sono i tuoi, amore, di Jacopo. Ho fatto i ravioli, quelli là che compriamo sempre da Eurospin, con la panna. E all'interno ci ho messo anche, vediamo se Giuseppe se ne accorge di qualche sapore un po' diverso. Me l'hai già accorto, ma non ho capito. Di un sapore diverso. Sì. Che sapore simile ha? Cioè, lo sai, no, che non... Non riesco a capire. Mamma! Non è peperone. Non è questo peperone. No, il peperone è giallo. Non riesco a capire. È normale. No. Ci ho messo dentro anche il patè di tonno. Molto buono. Si ha lo sciolto insieme alla panna, il patè di tonno, quindi c'è anche un bel sapore di tonno. E mo mangiamo, perché sennò se si secca la panna fa schifo. E per secondo ho fatto una bella... Io la chiamo peperonata. Anzi no, io la chiamo caponata. Non so se si chiama così, comunque ci ho messo cipolla, peperoni, zucchine, carote e basta. Ah, e vabbè, poi la passata di pomodoro. Andiamo di là, in camera. Ci stanno già Giuseppe e Jacopo. Sono venuta a prendere un attimo lo Zyrtec, che me lo sono anche presa, perché essendo che ce l'ho in cucina mi dimentico sempre di prenderlo.
E poi va a finire che me lo prendo la mattina e non mi porta sonno tanto, però mi porta una sonnolenza che verso l'una non ce la faccio, mi bruciano gli occhi. E quindi l'ho preso adesso. Ciao amore, dimmi. Perché hai fatto cadere? E niente, quindi sono andata a prendere un attimo l'attimo prima che mi dimentico. Oggi ho messo lo smalto, oggi prima ho messo lo smalto arancione. C'ho sto smalto arancione che presi dalla Kiko, non so come me lo sono trovato insieme agli altri colori. Comunque ho preso sto smalto arancione e tanto siamo in tema quasi estate, l'ho messo. Ho messo la base sotto, ma devo mettere la base sopra, però sinceramente mi scocciavo e non ce l'ho messa. E vabbè, io come se ho preso la medicina da qua, ma non metto, me l'ha fatto sotto gli occhi. Dove l'hai messa la medicina di mamma? Oh, a lambda. Bra, la medicina di mamma. No, la devi dare a mamma. Dalla mamma? Ok, bravissimo. Sali nel letto. Vi passo il mio collega. Bebe. Oh, spegnete le luci. Che c'è papà? Ma come si vede brutto? Ah, adesso sì. Che c'è papà? Ragazzi, appena è finito di vedere la puntata di Gomorra. Solo che me ne sono perso la nona, ho visto solo la decima perché stavo a telefono con il mio amico. Abbiamo parlato per quasi 2 ore. Ho le orecchie. Pio, le orecchie. Orecchie. Come si chiama questo? Dove sta il naso? Naso? La bocca? Ah, gli occhi? Dove sono gli occhi? Le orecchie? Bravo, i capelli? Capelli, bravo. Pisciolino? E dove sei il pisciolino? Dove c'è il pisciolino? No. No! E non ce l'ha. Non ce l'hai? E che c'hai tu? Monellino che sei. Oh, e quanti anni hai? Come no? Come no? Cocciola, cocciola! Guarda, queste macchine, trattori. Una cosa impressionante. Tra un po' fa 2 anni questo è un bimbo, vero papino? Sì. Mio, voglio prendere. Il Deborah invece fa 27 anni. Mica mo, dicembre. Novembre, anzi. Quando? Novembre, il 21. Bravo. Da quando fa 27 anni? 27 anni. Io giovane, bella, brava, carina, buona e prudente. Ma quando è gente posce? Invece io faccio 33 anni di Cristo. Il Signore. Che c'è, sono qua, no, non mi vede. 33, ma mi sembra di averne 17-18. Ti girano quasi mocca, ti girano. Mi dai 17-18? Sì, no, ma che 15. 15, sì. Vado ancora a scuola. Ciao Vincenzo. Beh, magari tornerei indietro a scuola solo per qualche cosa che so io. Fidanzatina. Ma che fai il linguaggio da Vincenzo? Oh, vedi mamma che ha fatto, guarda. Ragazzi, vi salutiamo. Un bacione forte. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Qua giù? Qua giù, qua, dove? Qua, qua. Non lo so dov'è. Fai qua, qua, qua. Fai qua e dillo. Iscrivetevi sul nostro canale Famiglia Campora, sempre number one. Famiglia Campora number one. Number one. E anche su? Anche su Debbie G. Ok, un bacione ragazzi. Vi vogliamo ciao. Bene, un bacione saluta. Grandissimo. Saluto Pio, saluto. Ciao! È andato a folle. Una trota, aspetta, riepilogo. Vai, Pio, saluto, no, vai. Non è successo niente, saluta mamma, vai, saluto. Salutiamo, vieni qua. Aspettate, vi devo far vedere. Ha capito che ha sbagliato. È a vergogno. Oh, voglio un picciolino di papino, vieni qua.
Ciao. Ciao.